Vittoria abbastanza tranquilla per il Borgia contro lo Sporting Catanzaro, un 4-0 che è particolarmente maturato nel secondo tempo. Diciamo il primo tempo è stato un pochettino più equilibrato, solo un 1-0. Siamo con Verre del Borgia, quindi una partita diciamo abbastanza semplice, come sta succedendo adesso da un po' di tempo a questa parte, almeno per le partite in casa. Sì, tutto ciò che abbiamo fatto finora è stato tutto di positivo, sono stati più gli episodi a danneggiare questa squadra, perché è stata sempre compatta dalla prima giornata fino all'ultimo, solo che ora qualcosa inizia a girare intorno a noi, nel senso che negli ultimi minuti non abbiamo più rigori contro, non abbiamo gli arbitri che ci attaccano dal primo minuto, non siamo noi a sbagliare tanti gol, ora ne sbagliamo di meno, e quindi ora gira tutto meglio, infatti siamo alla quarta vittoria consecutiva. Quindi allora adesso cominciamo a pensare in grande, come è successo negli anni precedenti. Pensare in grande mai, il primo obiettivo come tutti ben sappiamo è la salvezza, dopo viene tutto da sé. Ecco, voi avete il merito di avere una squadra che più o meno si sta mantenendo con gli stessi uomini da diversi anni, questo è un vantaggio certamente per voi. È un vantaggio da una parte perché abbiamo una base molto solida, possiamo dire così. I ragazzi nuovi ne arrivano pochi, ma quando arrivano li adattiamo subito al nostro tipo di gioco e al nostro gruppo, che è una cosa fondamentale per andare avanti negli anni. Mister Paonessa del Catanzaro, dello Sporting Catanzaro, e allora oggi un 4-0 contro, sabato scorso un 5-0 a favore, qual è la giusta dimensione? Ma la giusta dimensione è che purtroppo stiamo lavorando per cercare di cambiare il trend fuori casa, in casa ci esprimiamo diciamo bene, però fuori casa subiamo sempre troppo e non riusciamo a dare questa sterzata per il cambio di questo trend negativo, insomma. Sì. Eppure diciamo che il primo tempo avevate mantenuto anche sull'1-0, siete rimasti in partita, poi è stato un inizio di secondo tempo davvero che i suoi giocatori probabilmente hanno perso un momentino la Trebisonda, come si dice. Sì, ci capita spesso, purtroppo pronti via partiamo sempre 1-0 per la squadra avversaria, diciamo che manchiamo di carattere da questo punto di vista, però ripeto, stiamo lavorando per migliorarci, siamo una squadra giovane, insomma, stiamo cercando di mettere qualche tassello importante soprattutto in quelle zone di campo dove abbiamo un po' di carenze. E purtroppo pare che quest'anno per le squadre del quartiere Marinaro di Catanzaro non dice molto bene, perché anche il Marina in promozione. Perché avviene questo? Perché non si riesce a trovare una soluzione, quantomeno per unire le forze e fare una squadra che potrebbe davvero essere in categorie superiori? Beh, questa è una domanda che purtroppo dovrebbe girare a chi di competenza. Noi sicuramente insieme al Marina di Catanzaro quest'anno siamo associati da un destino un po' crudele da questo punto di vista, però ripeto, a Catanzaro Lido sono anni che insomma soffriamo di queste squadre che insomma non trovano la giusta dimensione per un quartiere che meriterebbe ben altri palcoscenici, però ripeto, purtroppo dovrebbe fare la domanda a chi di competenza, quindi in questo caso non mi permetto di dire altro. Ai dirigenti, va bene, allora ai dirigenti lei a questo punto dovrebbe fare una domanda, la rinforziamo questa squadra? Beh, ci stiamo lavorando, ripeto, noi siamo comunque una squadra che ci affacciamo per la prima volta a questo campionato, con tutte diciamo, le pecche che possono essere per un campionato di prima categoria. Stiamo lavorando, non è facile perché, ripeto, i giocatori in giro insomma, non è che ce ne siano tanti. E quindi stiamo cercando, ripeto, di prendere qualche ragazzo che fa al caso nostro, ma con mille difficoltà comunque.